right above you. Night breezes seem to whisper I love you. La provincia di Palermo si proietta per oceani e continenti e da Los Angeles, Bruxelles e adesso Atlantic City si propone. Cosa porta un assessore di una piccola provincia come quella di Palermo in giro per il mondo, creando tra l'altro una così importante attenzione da parte di chi partecipa a questi eventi? Ma sicuramente il fatto che per anni non si è fatto molto da parte di tutti, questo certamente condiziona molto questo impatto con la realtà degli emigrati siciliani nel mondo. Noi ormai da anni cerchiamo di contattarli, di incontrarli, di ospitarli quando vengono nella nostra bella Sicilia, facendo loro sentire questa radice, questo senso dell'appartenenza, e questo loro lo avvertono, quindi giorno dopo giorno con la loro capacità anche manageriale sono riusciti a fare oggi questo grande momento, questa grande convention, questa grande federazione di associazioni tra gli Stati Uniti e il Canada. Sì, ma la Cucinotta che c'entra? La Cucinotta è una siciliana, è una bella siciliana che vuole essere il nostro totem per rappresentare la Sicilia nel mondo. E mi pare che l'ha rappresentata anche molto bene. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Bird singing in the sycamore tree. Dream a little dream. Com'è che adesso è diventato di moda essere siciliani? Ma io spero che diventi sempre più di moda, perché essere siciliani è un regalo che ti fa la vita, è un regalo che tanti non hanno la fortuna di ricevere. Adesso, grazie al postino, Salina è diventata una meta importante. Ma sei convinta che il cinema possa diventare veramente un grande sponsor per, in questo caso, per la Sicilia? Io sono non convinta, ne sono assolutamente convinta, perché come ben visto gli americani hanno americanizzato il mondo attraverso il cinema. Noi abbiamo preso tante abitudini di vestirci, di emulare gli americani proprio attraverso il cinema, perché comunque il cinema ha la grande magia che ti fa sembrare in questo caso la Sicilia un territorio bellissimo, quindi non deve sembrare niente, però tutto quello che è lì ti sembra un posto magico. E noi abbiamo innanzitutto la fortuna che non abbiamo bisogno di costruire i posti, perché ce l'abbiamo naturali, ci sono dei posti fantastici che sono dei set fantastici per i film, quindi perché no? Dream a little dream of me. Buzz, 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 fading, but I linger on dear. Se c'era l'uomo all'Avana, qua abbiamo l'americano in Sicilia, che poi sicilianissimo, attenzione, addirittura professore di scuola. Tra l'altro vivo in Sicilia per portare avanti i programmi della Confederazione dei Siciliani del Nord America, di cui sono stato coinvolto dalla comunità e gli amici del New Jersey. Noi siamo attualmente legalmente riconosciuti dallo Stato italiano, per cui questa confederazione è nata pure per avere una sede in Sicilia per rappresentare i siciliani con l'istituzione. Il tramite di questo collegamento, diciamo l'anello mancante, sono io, perché sono stato coinvolto dagli amici. La provincia di Palermo vi è stata particolarmente vicina? La provincia di Palermo, sensibile ai problemi e alla sicilianità, è venuta a conoscenza dietro il mio intervento di tutti questi problemi dei siciliani, visto che si parlava di sicilianità, di esportare sicilianità e di contribuire a questa prima manifestazione per la nascita della Confederazione Siciliana del Nord America. E si sono prodigati con contributi, sponsorizzazione, e con parte dei contributi ricevuti metteremo a disposizione delle borse di studio, delle somme che daremo a figli di immigrati siciliani bisognosi.
Poi un altro scopo della Confederazione è quello di istituire dei gemellaggi con le università siciliane, con le università di Houston, New Jersey, dove ci sono le maggiori università americane. Dream a little dream of me. Voi con la Sicilia che cosa volete fare? Noi con la Sicilia vogliamo dare un'altra immagine, che sia un'immagine positiva, un'immagine rivolta al futuro e concreta. Concreta come? Cercando di fare degli scambi commerciali, cerchiamo di essere noi dei portavoce ufficiali di tutte le associazioni e delegazioni e Federazione Siciliana del Nord America, cercando di favorire, promuovere e diffondere scambi commerciali, scambi culturali, scambi tra università, tra insegnanti siciliani che vengono qui a fare delle loro esperienze o di ricercatori, e viceversa, far conoscere ai ricercatori americani e portarli in Sicilia con le università siciliane, che sono ad altissimo livello e ce ne possiamo vantare di questo, o anche dal punto di vista pure di ricerca scientifica. Vediamo gli ospedali anche di Palermo, dove ci sono degli scambi tra dottori ad altissimo livello con gli Stati Uniti in particolare. I viaggi sociali che c'erano una volta devono continuare, però dobbiamo dare anche delle cose concrete. Cioè, che cosa andiamo a fare lì soltanto col viaggio sociale? Cioè, la Sicilia oggi è al centro del Mediterraneo, ha una posizione strategica che può sicuramente avvantaggiare non solo la Sicilia e i siciliani che stanno lì, ma che comunque il contributo dei siciliani all'estero, e quindi in questo caso la Confederazione si prefigge proprio di promuovere e di portare i siciliani, il commercio e il turismo e la cultura anche in Sicilia come ritorno. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.